Ah, che vista! L'aria qui è particolarmente... Aspetta, cos'è quell'affare in cielo? Questo è cosa succederebbe se la Terra entrasse in collisione con un altro pianeta. Secondo gli studiosi, ci sono oltre 50 miliardi di pianeti, privi di una stella, che vagano per la Via Lattea senza una meta prestabilita e non emettendo luce propria, sono molto difficili da individuare. L'ultima volta che un planetoide vagante delle dimensioni di Marte si è schiantato sulla Terra, la giovane crosta del nostro pianeta finì sparsa nello spazio ed i frammenti che rimasero furono incollati tra di loro dalla gravità per dare vita a ciò che oggi chiamiamo Luna. Se ciò dovesse accadere nuovamente, assisteremmo ad uno scenario apocalittico, tra enormi colonne di fiamme e zolfo in cui non avremmo alcuna possibilità di sopravvivenza. Dunque, proviamo a stilare una linea temporale di come potrebbero andare le cose. A poche settimane dalla collisione, un oggetto non identificato è apparso nei nostri cieli. No, questo non accadrebbe da un giorno all'altro. Verremmo informati del suo imminente arrivo sulla Terra. Per prima cosa, vedremo il pianeta ostile diventare sempre più grande, molto lentamente, finché un giorno ci apparirà grande quanto la Luna. Dal nostro punto di vista ci sembrerebbe quasi come se tutto si stesse svolgendo al rallentatore, e ciò sarebbe dovuto solo alle enormi distanze coinvolte. Ma là fuori nello spazio, il pianeta in arrivo si sta dirigendo verso di noi alla velocità di 11 km al secondo. A pochi giorni dalla collisione. Quando quest'ospite spaziale indesiderato si appresterebbe ad entrare nell'orbita della Luna, inizieranno le brutte notizie. L'attrazione gravitazionale del pianeta alieno renderebbe le maree sulla Terra 8 volte più grandi di quelle attuali. Le inondazioni comincerebbero a dilagare nelle città vicine alla costa. E non è tutto, dato che i mega tsunami devono ancora fare il loro ingresso. 28 ore prima della collisione. A 28 ore dalla collisione, la forza gravitazionale di entrambi i pianeti farebbe in modo che si attraggano a vicenda, accelerando questo processo. Il planetoide in rotta di collisione raggiungerebbe così una velocità di 60 km al secondo. I mega tsunami inizierebbero a farsi strada attraverso gli oceani, in direzione delle città costiere. Con loro arriverebbero anche tempeste di fulmini, uragani e trombe d'aria così grandi e violente da far registrare nuovi record nella scala delle categorie. Se non ti fossi attrezzato in precedenza e non avessi prenotato una vacanza a bordo di un'astronave in modo da fuggire nello spazio, il tuo tempo su questo pianeta sarebbe ai titoli di coda. 3 minuti prima della collisione. Quando mancheranno solo 3 minuti alla collisione, il pianeta ostile sarebbe sul punto di entrare nell'atmosfera terrestre. Vedresti il cielo completamente oscurato dalla sua imponente mole, a meno che tu non fossi già stato ucciso dai fulmini, dagli uragani, dalle inondazioni, dai terremoti o dalle eruzioni vulcaniche. Pochi nanosecondi prima della collisione. Quando mancheranno solo pochi nanosecondi prima dell'impatto, le atmosfere di entrambi i pianeti si comprimerebbero sotto la pressione delle reciproche masse ed inizierebbero a risplendere di un bagliore accecante. La temperatura della Terra aumenterebbe in modo vertiginoso, al punto che tutto ciò che si trovava sul lato che stava per essere colpito verrebbe vaporizzato all'istante, mentre nel resto del pianeta il terreno si trasformerebbe in magma incandescente. Al momento dell'impatto. Al momento dell'impatto, la collisione tra i due pianeti genererebbe una forza di attrito incalcolabile. Milioni di tonnellate di roccia fusa darebbero origine ad un muro di fuoco che si propagherebbe in tutte le direzioni. Mentre queste enormi colonne divampanti continuano ad abbattersi sulla superficie della Terra, il nucleo interno del pianeta comincerebbe a sciogliersi dall'interno. Ciò porterebbe ad un unico risultato. La Terra collasserebbe su se stessa. Verrebbe ufficialmente sancita la fine di un'era, quella di noi terrestri. All'indomani dell'impatto. In seguito all'impatto, se fossi riuscito a metterti in salvo a bordo di un'astronave, vedresti gli enormi resti di entrambi i pianeti venire catapultati in orbite differenti.
Alcuni di questi frammenti finirebbero per colpire i pianeti vicini, altri verrebbero scagliati completamente fuori dal sistema solare. I detriti rimasti si raggrupperebbero fino a formare una nuova cintura di asteroidi intorno al Sole. Osservandoli da lontano, sarebbe impossibile dire che un tempo essi facevano parte di un pianeta ricco di vita intelligente, di nome Terra. Ma, ehi, puoi dormire sogni tranquilli, sapendo che questo non accadrà mai. E se la Luna esplodesse dall'oggi al domani? Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...